giravano con movimenti assorti la forchetta dentro gli antipasti, sminuzzavano senza interesse verdure e dolci, sempre impegnate ad ascoltare quello che lui diceva, a non ingrassare, a non vivere se non dentro la sua luce. Sì, infastiditi di pensare quel che pensava, erano donne bellissime le altre, possibile che questa le oscurasse in una sola serata? È che era viva, così viva. Era stata bianca a scegliere dal menù, risotto con tartufo nero dei Belgi, frittata di maresina, mattonella di torrone e tre cioccolati. E poi il vino, l'agrei rosato, solo bianchi aveva detto, ma il agrei rosato è quasi un bianco e per questo menù è perfetto, aveva contrattato l'amico di lui. E così era stato. E quindi lui si trova questa donna, no, che prende subito in mano in qualche modo la situazione e lui non se l'aspetta, non se l'aspetta perché? Perché lui è uno di questi seduttori moderni e piuttosto tristi che noi vediamo, credo, piuttosto frequentemente in televisione, sui giornali, che comunque i nostri ragazzi a scuola vedono e come, che orientano anche il desiderio, no, di essere magari così, che sono ricchi e soprattutto potenti.